in San Pietro la luce dei giorni solenni. Avanzano tre stendardi, tra cui quello del beato Ignazio da Laconi, che oggi, con ligure Antonio Gianelli e con l'apostolo di Napoli Francesco Bianchi, sarà proclamato santo. Il corteo papale è sceso dalla Cappella Sistina. Pio XII veste il manto bianco ricamato in oro con il formale e la mitra. Dopo breve preghiera al Faldistorio, dinanzi all'altare papale, egli sale al trono. Il rito della canonizzazione ha inizio. Ai piedi del soglio il cardinale Micara compie la postulazione, alla quale viene risposto che il Papa sta per promulgare il suo infallibile decreto. Dopodiché Pio XII, tra i cardinali levatisi in piedi a capo scoperto, legge nel glorioso latino della Chiesa la formula che eleva i tre beati confessori alla gloria degli altari e fissa nel calendario i giorni del loro culto. Si canta il Te Deum nella basilica, mentre allo stendardo salgono le prime preghiere. Dalla Sardegna è venuta un'avanguardia di devozione per venerare in Roma il nuovo santo dell'isola. Nell'isola intanto un altro altare brilla. Le spoglie di Sant'Ignazio, frate laico, sono tornate in Sant'Anna di Laconi. Nato nel 1701, figlio di contadini, analfabeta. Nell'esercitare la questua divenne l'amico dei poveri e dei peccatori. Tra i suoi miracoli, la guarigione di un cancro e di una tubercolosi. Altri mali recenti la Sardegna raccomanda l'intercessione di questo suo figlio ascoltato in cielo.